Poi abbiamo una serie di vini che vi voglio presentarvi. Sono vini che vengono da Bardolino, quindi Chiaretto Bardolino, Valtenesi, Puglia, e come Puglia abbiamo diverse sfaccettature di rosati. Poco tempo fa c'è stata questa bella presentazione di Rivoluzione Rosé, presentata proprio dal Consorzio Bardolino. Perché? Perché si vuole cercare di portare avanti un colore. Le tipologie sono 5 di diversi rosati. Questa è una tipologia di rosati di Bardolino. Ne abbiamo un altro, come vedete stanno andando verso quelle che sono i colori provenzali, e abbiamo anche invece i colori della Puglia, tipicamente i colori della Puglia, nel senso che questo è rosato pugliese, quindi si vuole interpretare e dare questa interpretazione. Il rosato Bardolino Chiaretto del presidente del consorzio del Bardolino. Con questa sfumatura vorrei assaggiare. Con questa sfumatura. Ed ecco finalmente la rosé. Un bel prodotto viene fatto qui a Bergamo, un bel brut rosé. Allora, stavo dicendo di questa bottiglia, di questo Carillon, questo rosé. Sì. Quali sono le percentuali di uve, ma soprattutto che uve ci sono, perché è un prodotto che piace molto. Allora, questo ha una base di Merlot, si può dire che è un Merlot in purezza. Ok. Merlot in purezza, vinificato in bianco. E sei riuscito a dare questa sfumatura? Sì, sì. Bella, perché molto bella. Abbiamo fatto un salasso, abbiamo messo le uve in pressa subito, non le ho tenute in fermentazione sulle bucce, ed è uscito questo prodotto, poi vinificato a temperature giuste e qualcosa bisogna stargli dietro. Bisogna lavorare, dici, bisogna stargli dietro, bisogna lavorare, bisogna seguirlo i primi giorni, però è uscito un prodotto piacevole. Questo qui vediamo dietro, è un 2012, vendemmia 2011, tiraggio 2012. Ecco, queste sono le cose che secondo me vanno apprezzate nella loro semplicità. Perché non dobbiamo assolutamente pensare di voler fare paragoni. Questa è una bella bolla, è un metodo classico che abbiamo a Bergamo, e grazie a Angelo Bertoli e alla sua azienda siamo riusciti a captarlo. Questo è uno di quei rosati, come vedete, non troppo tipici come colore, perché è comunque un bel rosato, ma un po' diverso dal classico rosato pugliese. Questo è un metodo classico, bollicina metodo classico, pugliese, guarda il colore, vedi com'è molto, molto chiaro, molto bello, molto rosato, esatto, rispetto a questo che è sempre la stessa azienda, ma hanno voluto dare comunque un riflesso diverso al prodotto fermo. Rosa del Golfo è una di quelle aziende che sta portando a casa premi su premi, non solo per il colore ma soprattutto per la bontà del vino. Grande rosato che voglio presentarvi, viene dalla Sicilia, è stato presentato a Vinitaly. Io ringrazio naturalmente l'azienda Baglio del Cristo di Campobello e vorrei che vi avvicinaste con i vostri calici, perché dobbiamo veramente assaggiare un vino.